Termina 1-1 tra Pineto e Vasto Girardi al Mariani Pavone, all'iniziale gol di festa, replica nel finale l'argentino Migno con i biancazzurri che pagano l'espulsione di Marianeschi a inizio ripresa. Tante assenze per gli altomolisani, con Farina costretto a rinunciare a Petrone, De Vizi, a Corbo e al bomber Chiere Mateng. In avanti c'è Migno con Bruni in appoggio. Amaulo conferma il 4-2-3-1 inserendo Bianciardi in mediana e avanzando Camplone trequartista con Tomassini riferimento avanzato. Gli abruzzesi approcciano bene la gara, al quinto Tomassini dalla destra apre per Alessandro che tutto solo però non riesce a superare Caparro. All'11esimo bella azione dei padroni di casa, perfetto il taglio del giovane Festa che riceve da dietro e con un preciso diagonale scavalca Caparro e deposita in fondo al sacco la rete del vantaggio. La reazione dei molisani è sterile, al 26esimo è ancora il Pineto a sfiorare il raddoppio, punizione dalla sinistra di Marianeschi per la testa di Tomassini, Caparro si supera e alza in corner con l'ausilio della traversa. Il Vasto Girardi, fino a quel momento poco incisivo, si fa pericoloso allo scadere. Suggerimento in verticale per Migno al 44esimo che si invola in area ma sbilanciato calibra male il pallonetto che termina incredibilmente a lato sprecando una clamorosa occasione. In avvio di ripresa subito brutta tegola per i padroni di casa, Marianeschi commette una leggerezza in mediana rimediando il secondo giallo di giornata e la conseguente espulsione che costringe il Pineto in inferiorità numerica per tutta la ripresa, una ripresa che per la prima mezz'ora regala pochissime emozioni con il Pineto che si abbassa e il Vasto Girardi costretto a fare la partita, la difesa biancazzurra tiene e i molisani non trovando spazi si affidano ai tiri da fuori come la conclusione dalla distanza di Fazio al minuto 21 che però non impensierisce Amadio. La gara si accende dopo la mezz'ora. Al 34esimo il Vasto Girardi sfiora il pari con un improvviso siluro di Bruni dalla sinistra che centra il palo. Due minuti più tardi invece è Migno a portare apprensione in area ma la girata è fuori. Quando ormai il Pineto sembra essere riuscito a difendere il vantaggio e con la difesa a 5 schierata dopo l'ingresso di Speranza, al 45esimo arriva il gol del pari. Cross di Fatone, la sponda e il colpo di testa vincente di Migno che insacca il definitivo 1-1. In pieno recupero Pierpaoli potrebbe subito riportare in avanti il Pineto, ma la conclusione termina alta oltre la traversa. Sfuma così la vittoria per i biancazzurri che comunque conservano la quinta piazza in vista della trasferta di Campobasso, mentre il Vasto Girardi dimostra, nonostante le assenze, di essere uno scoglio duro e di meritare l'attuale posizione di classifica. Peccato perché ormai erano rimasti pochi minuti. Purtroppo è la seconda volta che ci succede, anche a Fiuggi abbiamo preso gol a tempo scaduto, quindi... Però i ragazzi hanno dato l'anima e abbiamo tenuto il campo anche tutto il secondo tempo in vita numerica, abbiamo concesso qualche tiro da fuori ma ci poteva stare. Però la partita si poteva decidere nel primo tempo dove sicuramente abbiamo fatto ottime trame di gioco e lì forse dovevamo essere più cattivi e chiudere anche sul 2-0. Quindi oltre a aver fatto un gran gol su una bellissima azione abbiamo fatto altre situazioni positive che dovevamo sfruttare meglio, quindi se fossimo andati già sul 2-0 primo tempo forse, e non dico che era più facile, però avremmo riportato a casa il risultato pieno. Peccato, la prestazione l'abbiamo fatta e c'era da sacrificarci, ormai mancava pochissimo, prendere gol così c'è amarezza, però fa parte del calcio, quindi bisogna accettarlo. L'importante è che abbiamo fatto una buona prestazione. Noi abbiamo avuto, secondo me, considerando anche la loro espulsione, il 75-80% di possesso palla, ma era sterile, anche perché noi siamo venuti a giocare oggi qua senza Crimaten, senza Petrone, senza De Vizia. Sì, è vero, tante assenze. Tre attaccanti importanti, Petrone Crimateng ha fatto 13 gol, non c'era. Petrone è un esterno che crea la superiorità numerica. Alla fine abbiamo rimediato, ho fatto giocare davanti un difensore centrale, Michalowski, e con Michalowski davanti, con la doppia punta centrale, abbiamo avuto due o tre occasioni, penso che il pareggio sia il risultato più giusto, perché poi alla fine loro hanno tirato due volte, noi 4-5 volte, quindi penso che sia il giusto il risultato. Siamo una piccola realtà, noi siamo sempre 5-6 undicesimi dell'eccellenza dell'anno scorso, un gruppo collaudato, cerchiamo di offrire un gioco, proporre un gioco propositivo. E devo essere sincero, i ragazzi si impegnano al massimo, abbiamo quasi tutti gli under all'esordio in categoria,
secondo me stiamo facendo bene, però non dobbiamo guardare a quello che è stato fatto fino ad oggi, ma mancano ancora tante battaglie, dovremo farci trovare pronti perché questo è un campionato difficilissimo.